Mi senti? No, sei lontano. Senti che fa l'eco. Oh! Hai sentito? Non ho parola. Dai, su, cos'è successo oggi? Seconda giornata. Ho l'impressione che mi agito, mi viene la tachicardia e non riesco a dire nulla. Anzi, adesso un po' di convulsioni. Ascolta, cos'è successo oggi? Abbiamo fatto le manche dopo le qualificazioni, sono state le manche, gli scontri diretti. E chi ha avuto la meglio rispetto a tutti si chiama Jeremy Iglesias, Intrepid TM. Lui ha portato a casa sempre il risultato pieno, sempre vinto, sempre. Tutte le manche che ha fatto. Domani ne è ancora un'altra, sicuramente da fare, forse due, non si sa. Comunque, quel che c'è certo, è che lui quello messo meglio, perché fa degli ottimi tempi. Il suo miglior crono nella prima manche è di 1:03.4. Caspita, che memoria! Chi ha fatto meglio? Chi ha fatto meglio? Non prendermi in giro, perché ti picchio. Questi sono pugni veri, perché è la TV vera questa, Real TV. Poi cioè, stai piangendo. Poi cos'è successo? È successo che anche altri due piloti. E basta, stiamo registrando un video. E cos'è successo ancora? È la Lucky Design che disturba. Cos'è successo ancora, appunto, che Davide Foré e Bas Lammers e chi altri ancora, Jonathan Tonon, sono andati piuttosto forti. Devo dire, più di tutti Jonathan Tonon CRG Maxter, ovviamente motore Savard, preparato da Savard, e anche Bas Lammers, stessa situazione, motore preparato da Savard, questa volta un TM, il telaio Intrepid, ovviamente il fresco campione europeo in assoluto, è quello che ha fatto il crono migliore. 1:03.277, 1:03.299 invece per Jonathan Tonon. Sono Iglesias, Tonon e Lammers i piloti più competitivi. Però qual è la differenza tra Iglesias e gli altri due? Semplice, che gli altri due hanno piantato lì una cappellata come tanti altri, o meglio, Jonathan Tonon ha rotto il motore, Bas Lammers ha avuto un altro guasto tecnico, diciamo, non troppo simpatico, non c'era quel radiatore al via. Quindi cosa è successo? Che tutti si sono portati a casa un 20, 25, 30 penalità, e questo li fa scendere chiaramente nella graduatoria intermedia che domani verrà stilata dagli uomini della CICFIA e che darà chiaramente le posizioni della griglia di partenza della prefinale. Non solo loro hanno avuto dei problemi, anche Sandro Piccini, competitivo al massimo con Intrepid TM, motore anche quello preparato da Savard, è andato molto forte, peccato abbia rotto lì in fondo, come hanno rotto lì in fondo anche altri. Quindi piloti che potenzialmente hanno i numeri per giocarsi la vittoria, in realtà domani dovranno rincorrere un po' dalla decima, quindicesima, ventesima posizione. Chi sarà nel top 10? Probabilmente Marco Ardigò. Marco Ardigò con il Tony Kart Vortex, che non è mai stato in vera palla per tutto il weekend, ma che però non ha commesso errori, anzi ha recuperato le posizioni che aveva di ritardo sulla griglia di partenza, e domani ci si aspetta, adesso in settima posizione provvisoria, sesto è De Luchi, quinto è Toninelli, tutta gente che sta andando molto bene. Fassberg ha fatto molto bene e oggi con la M, l'Alessandro Manetti, motore Maxter preparato anche lui da Savard, il pilota del Nord Europa, ha fatto benissimo in una manche, nell'altra ha fatto qualche cappellata. Altri nomi che mancano un po' sono Renaudy, sicuramente, questo è poco ma sicuro, Foré che ha avuto un po' di sfortuna però va forte, Coco Kozlinski che ha avuto anche un piccolo malore oggi, box caldo, umidità, tensione, tutte sommate lo hanno fatto stendere per qualche istante, per fortuna il dottor Auricchio ci ha messo le mani e lo ha rimesso in sesto per correre le altre manche mancanti. E cos'altro possiamo dire? Salvatore Gatto, ottimo outsider. Bravo, parlami di Salvatore Gatto, vediamo se sei preparato. Allora, la battuta che tu stai facendo da due giorni, no, è nata con un pelo così. No, a parte gli scherzi, come abbiamo detto. È venuta peggio che delle tue. Sì, sì. No, come abbiamo detto nei giorni scorsi, nei video di ieri, Salvatore Gatto, pilota che ha corso fino al 2005, pilota professionista di kart, ha interrotto la sua carriera nel kart, è ritornato ed è... Dai, vai avanti. Era lo scolaretto con la manca il marsupio. Sì, manca il marsupio e lo zainetto con la merenda. Dove l'hai lasciato? Dai, su. Ed è ritornato. No. Non c'è professionalità, ed è ritornato a cuore ed è avanti sempre tra i primi. Sì, sento... Vai, sempre tra i primi, bravo, con i primi. Che motore usa? Lui usa un telaio Intrepid, un motore TM, e chiaramente anche lui è preparato dalle magiche mani della Tech Sav di Patrick Savard.
Bravissimo. Jaime Alguersuari, com'è andato il pilotino di Formula 1? Bravo. È venuto qui a fare il fenomeno? Invece bravo. Invece è stato bravissimo. Noi per primi non credevamo lui potesse essere così forte, senza mettere in dubbio la sua capacità, semplicemente perché non guida il kart tutti i giorni, a differenza dei campioni del karting. Però lui... Ragazzi, è difficile, oh, ma adesso... Non è che siamo qui a vendere i tortellini, con tutto il rispetto per i tortellini e per chi li vende. Giovanni Hanna in primis. Ma guardate che guidare un kart 125 su questo asfalto, su questi 1699 metri di Sarno, nello splendido impianto di Sarno. Ti interrompo, quando lei in fondo si prendono i 170 circa chilometri orari col sedere che tocca a terra. È roba difficile, ci sono turni ogni minuto praticamente, si fa una manche, poi c'è una sosta, poi ancora un'altra manche, ma roba di 10 minuti tra una manche e l'altra, e così le prove, è stressantissimo. Un pilota di Formula 1 che viene catapultato deve fare su una pista del genere in mezzo ai più forti del mondo. Chiaramente lui aveva tutto da perdere, perché era la Formula 1, poteva essere davvero l'uomo che secondo il grande pubblico è da battere. In realtà deve cercare di stare nella top 10, questo è il suo obiettivo dichiarato. Probabilmente se continua così ce la farà, perché ha sempre migliorato manche dopo manche. È incredibile quanta intelligenza abbia questo ragazzo, quanta dedizione abbia questo ragazzo verso uno sport che poi non è la sua vita, perché la sua vita è la Formula 1. Quindi onore a lui e onore anche a Robert Kubica, che si è presentato oggi, ha portato fortuna e sfortuna, perché nella prima manche non è andata poi così bene ad Antonio Piccioni, nella seconda è andata molto meglio, ha fatto un secondo posto bravissimo dietro alle spalle di Fauré. Quindi Antonio Piccioni è RK Maxter, anche questo preparato da Savard, è andato benissimo, quindi nonostante qualche alto e basso, però ha dimostrato di essere competitivo ad alti livelli. Di conseguenza, due piloti di Formula 1 qui in pista a Sarno. Domani vi vorremmo vedere tutti voi qui in pista a Sarno a vedere le gare e le finali che si correranno sia di KF3 che di KZ1. Se non sarà possibile, continuate a seguirci su tkart.it, su tkartweb.com, e soprattutto potete vedere le dirette. Ronny, questo lo sai dire tu meglio di qualunque annunciatrice. Su iSportSat alle 15:45 circa, sia sul satellite sia sul digitale terrestre. Sei bellissimo.